Visti da vicino è un libro che nasce attraverso un incontro quotidiano con alcuni amici, bevendo un bicchiere di vino, come spesso succede nella cittadina ducale, e a un certo momento viene l'idea di dire al sottoscritto: ma senti, tutti questi personaggi che ci racconti, che hai conosciuto, che hai visto, che hai colloquiato, che sei stato a cena, che hai avuto anche delle iniziative in comune, che magari ti hanno incuriosito, perché non fai un testo attraverso il quale puoi anche così raccontare delle vicende vissute nel novero di una vita che ormai sta raggiungendo un limite che ci auguriamo e mi auguro ancora che vada avanti per alcuni anni. Però, insomma, siamo già nella fase di alcune meditazioni su dei traguardi che abbiamo raggiunto o meno. Parlo in plurale maiestatis, ma non perché voglio farlo, perché questo è un ragionamento che ho fatto a più voci con degli amici. E così con l'illustratore del testo, che si chiama Pietro Tolazzi, carnico, meglio ancora, di Muecce, di Tolmezzo, quindi a metà strada tra la Carnia e il Friuli, e il quale da anni si occupa di miniature, mi ha detto: guarda, se tu fai una serie di personaggi, se tu racconti questi incontri così importanti della tua vita con alcuni personaggi, io mi dedicherò a cercare di mettere in campo delle sezioni anche di miniature. E allora, da questo contesto così articolato, casuale, è nata un'idea, nel fatto e nel senso che io nella mia vita ho, come dire, percorso parecchi cammini, non solo il cammino professionale stretto, quello di farmacista, ma anche tutta un'altra serie di percorsi che individuano attenzione alle arti, attenzioni alla letteratura, anche perché come giornalista, magari minimo pubblicista, qualcosa di questo mondo mi piace, e soprattutto anche aspetti legati a questa cividale, questa cittadina straordinaria che ha in sé soprattutto il lascito non solo morale, ma anche documentario, non solo documentario, ma anche di erudizione massima lasciato dai longobardisti del secolo scorso, che io puntualmente li ho conosciuti de visu uno a uno e con i quali ho avuto un bellissimo rapporto non solo di amicizia, ma anche di confronti proprio, diciamo così, storici e confronti di tipo anche conoscitivo di quella che è stata la grande stagione longobarda cividalese della Longobardia Maior, ma anche dell'intera Italia. Ho cominciato a pensare a mettere nero su bianco proprio per definire questi miei contatti passati. E così il libro prevede tutta una serie di sezioni che investono le arti, il mondo mio professionale da studente di chimica, di botanica, diciamo così, del giornalismo in stricto senso, della letteratura, della matematica, della medicina. Direi anche poi di alcune testimonianze di personaggi che mi hanno particolarmente entusiasmato, incuriosito, una sezione dedicata al teatro, una sezione dedicata alla zoologia e soprattutto una sezione importantissima dedicata all'identità. Perché dico l'identità? Perché è vero, io sono un friulese, cioè sono una persona che ormai da 40 anni vive in questa magnifica regione del nord-est, un po' lasciata in disparte da tanti motivi legati alla storia nazionale e anche alle vicende contermini, che per ora chiude in se stessa una grande peculiarità, perché è un incrocio incredibilmente suggestivo tra il mondo, diciamo così, tedesco o germanofono, il mondo slavo o slavofono e il mondo italiano o latino. E Cividale di tutto questo, se vogliamo, risente e risuona nel passeggiare per la città, nel vedere quelli che sono i reperti che mette in mostra non solo il Museo Nazionale, ma anche il Museo Cristiano, e non solo il Museo Cristiano, i vari archivi che la città presenta un po' disseminati attraversandola. E Cividale è veramente uno, se non l'unico vero cuore d'Europa. Se noi tracciassimo delle diagonali che partono dal Portogallo fino agli Urali e
e dal vicino Oriente, quindi dalla Grecia, dalle isole dell'Egeo, fino alle ultime propaggini, diciamo così, del mare del Nord, noi possiamo trovare che quasi quasi Cividale diventa il centro dell'Europa, non a caso. E allora questa suggestione di vivere dentro questo patrimonio, direi, della storia e delle conoscenze, dei rapporti, dei contatti, anche delle religiosità diverse, anche delle storie, diciamo così, filologiche, delle storie anche incredibilmente ricche di fascino del mondo del passato, non possiamo dimenticare San Paolino di Aquileia, per esempio, Paolo Diacono, ma potremmo via via trovare per ciascuna, diciamo così, importante fase della storia un momento in cui Cividale ha avuto e dato un motivo di interesse. In questo mondo, allora, in questo modo, scusate, abbiamo cercato con l'illustratore di stabilire quali potessero essere le persone afferenti a queste sezioni, e così è venuto fuori non solo un racconto o un ricordo dedicato a questi personaggi, ma è diventata, come dice la prefazione del professor Attilio Buga, una autobiografia matura in cui racconto gli altri, ma racconto anche me stesso. Ed è una cosa anche un po' originale, nel senso che è difficile trovare nel panorama letterario un testo così ricco di articolazioni, così ricco anche di curiosità, in cui il cronista, in questo caso, sì, va a vedere tutti questi fatti, ma sempre mettendoci un poco del suo pepe, del suo modo di essere, del suo contesto in cui è vissuto e via discorrendo. E allora si parte dal bambino Franco, che nel 57, o forse 57 senz'altro, è fermo con un pullman sulla statale che da Capodistria porta Isola, incrocia con gli occhi il presidente jugoslavo Josip Broz Tito. E proprio in quell'attimo Josip Broz Tito, non si sa per quale motivo, si ferma con questa automobile scoperta, con questa sua divisa da ammiraglio della Marina jugoslava, e incrocia con gli occhi il bambino e gli sorride. E il bambino, tutto contento, contraccambia e lo saluta con la mano. Lascio invece al lettore cosa succede dopo, perché sennò non va bene raccontare nel dettaglio questo primo incontro. Quindi, questo è un paradigma di quello che poi andrò a cercare di dire nel contempo e nel contesto degli altri personaggi. Non vorrò fare del gossip, assolutamente no. Andrò a cercare di capire quale sia stato il motivo di questi incontri, il lascito di questi incontri e soprattutto quanto mi abbiano in qualche modo formato e forgiato. Tra i tanti, partendo proprio da un'anteprima, il più, diciamo così, accreditato dei miei ricordi sarà questo parroco di origine lussiniana, e qui la materia dell'esodo, la materia delle disavventure che succedono alla fine della Seconda Guerra Mondiale investono anche il sottoscritto, perché è figlio di profughi, scappati in un certo qual modo dal nuovo regime jugoslavo. Questo parroco, che non può avere figli, e il padre del sottoscritto è un marittimo che quindi è sempre via per lavoro e navigazione, si confrontano, si confortano, e questo bambino cresce proprio sotto l'ala protettrice, fino a un certo punto però, ma soprattutto sotto un'ala di affrontare la vita in un certo modo e maniera, e per certi versi a questo parroco, è morto da poco, rimarrà sempre legato. Detto questo personaggio nella sua vita poi non fa un corso di studi regolare, nel senso che non può fare il nautico perché ha il divieto assoluto del proprio genitore. Non vuole fare il classico come la sorella che diventerà insegnante di latino e greco. Non vuole fare lo scientifico. Non vuole fare nulla di quello che gli si impone. E allora siamo nella prima metà, o meglio a metà degli anni 60, decide di iscriversi a una scuola tecnica. Scuola tecnica però che comporta comunque che con la sorella, non si sa mai se dissi in Veneto,
può essere utile, comporterà comunque anche un approfondimento blando, se vogliamo, però molto fine a se stesso, nel senso che sarà preciso per certi versi, sia nei riguardi del latino e sia nei riguardi della filosofia. E quindi la iniziazione umanistica è prettamente casalinga, è prettamente familiare. E questo ragazzo a un certo punto nel 68 benedice un ministro, Sullo, un calabrese, che decide la liberalizzazione dell'accesso universitario. E siccome è molto portato per la chimica, molto portato perché riceve anche dei complimenti da parte degli insegnanti di materie scientifiche in questo tecnico, si iscriverà a chimica e seguirà il suo corso di studi in questa materia dove dovrà cercare di agganciare quel gap di materie scientifiche, in particolare matematica e fisica, che fino a quel momento erano molto labili ed erano molto incerte. Quindi uno studio certosino da parte sua, trovando per strada poi quello che sarà e che diventerà sua moglie, che invece regolarissima farà lo scientifico, farà una laurea scientifica e quindi sarà perfettamente inquadrabile nel novero delle situazioni normali, e comincerà a studiare all'università parti dello scientifico che gli mancano. Affronterà i vari esami che gli vengono proposti e arriverà ad un certo punto anche a laurearsi in farmacia, per tutta una serie di motivi scelta alla fine come, diciamo così, impostazione di una vita futura. Ma non basta, perché in quel momento questo ragazzo potrebbe anche reinserirsi nel mondo, diciamo così, della navigazione. Perché potrebbe diventare un allievo commissario, oggi si direbbe hotel direct, cioè responsabile della situazione alberghiera di bordo, anche perché parla due lingue di cui una abbastanza in maniera convincente, perché il padre quelle poche volte che viene a casa gli si rivolge solo, quasi unicamente in francese, e sarebbe quasi sul punto di accedere a ritornare nelle orme di una vita del passato, della sua ascendenza, che dal 1492 i primi 20 antenati sono stati tutti impegnati nel mondo marittimo. Ma non basta, perché il sindacato, in particolare della CISL, avrebbe anche voglia, visto che è diventato nel frattempo un giovane della gioventù aclista triestina, vorrebbe inserirlo all'interno di questo mondo futuro del sindacato. Non dimentichiamo che siamo ormai già negli anni 70 e il sindacato ha tutta quella stagione che parte dall'autunno caldo e poi proseguirà con il ministro Brodolini a far sì che ci venga lo statuto dei lavoratori, eccetera, per cui c'è un cambio epocale di quelli che sono i rapporti tra il padronato e le maestranze operaistiche. E anche questa è una strada che non gli dispiacerebbe da un certo punto di vista. Ma c'è un ma. Intanto ha insegnato matematica e fisica a un centro professionale, ma c'è un ma, come dicevo, perché? Perché c'è il servizio militare. E questo giovane deve farsi i suoi 20 mesi di marina militare, badando bene però che anche qui c'è una curiosità veramente, veramente da raccontare. Sarà il primo farmacista, 1977, militare di Marina, che Trieste darà all'Italia. E quindi, pur avendo già iniziato una possibile carriera universitaria presso l'Istituto di Botanica, dovrà rinunciarvi perché sarà chiamato a servire la patria. C'è un fatto curiosissimo perché nell'esame finale di Accademia Livorno, tra i tanti personaggi evocati c'è l'ammiraglio Marcè, ammiraglio medico della Marina italiana, capo sezione, il quale lo guarda, legge il cognome e dice: "Govorite po' croasco?" E questo ragazzo gli risponde in un certo modo e maniera, pensa
per quello che sa, per quella dialettologia che lo contraddistingue, per antefatti, antecedenti, antenati provenienti dell'Adriatico orientale, questo ragazzo gli risponderà in una mescolanza, recimo enamiscenza po' slovensco, curvasco e taniasco, e questo ammiraglio si metterà a ridere e tutto l'esame, mentre gli altri esaminatori faranno le loro domande di rito sulla parte che bisogna sapere quando allora si faccia l'ufficiale farmacista di Marina Militare Italiana, questo ammiraglio continuerà a ridere e lo guarderà assai contento, perché questo ammiraglio era di Fiume. E quindi dal cognome aveva subito, immediatamente, era risalito il fatto che non poteva essere che da quella parte che poteva arrivare, cioè dall'Adriatico orientale. A questo punto però questo giovane comincia ad avere anche, proprio per il passato affettivo e il passato anche, come dire, di attenzione ai movimenti, alle novità e tutta quella serie di manifestazioni anche di religiosità e di fede che provengono dal Concilio Ecumenico Vaticano II, si immerge completamente nelle problematiche afferenti all'Ecclesia, alla Chiesa Cattolica. Anche perché è un personaggio anche in questo un po' originale, perché tra i suoi ascendenti c'è anche un ramo israelitico, c'è anche un ramo ortodosso, cristiano ortodosso, e quindi c'è un po' di sincretismo religioso che lo fanno diventare ancora più curioso. Ma siccome è fedele a certi principi anche di tipo familiare, si seguono le tradizioni buone della famiglia, rimarrà e rimane tuttora un cattolico con tanti se e tanti ma sempre con gli occhi e le orecchie attente a tutto quello che succede nella Chiesa. Per cui incontrerà Sua Eccellenza Jovan, uno dei massimi esponenti dell'ortodossia serbo-ortodossa. Incontrerà molti vescovi, e li metto anche così in rapida successione. Avrà un amore molto, molto attento e un affetto molto preciso per Santin, il vescovo di Trieste, perché un suo antenato era uno dei vicari della diocesi di Trieste, Monsignor Fornasaro. Sarà in amicizia e anche in affettività con Monsignor Bomarco, l'arcivescovo frate di Cherso. Incontrerà Monsignor Eichen, presidente della commissione episcopale austriaca per i problemi sociali. Incontrerà Monsignor Coccolin, a suo tempo amministratore straordinario della diocesi di Trieste. Incontrerà il cardinale Rodè, il primate di Slovenia, che assieme all'arcivescovo Depcic di Fiume saranno coloro i quali apriranno e chiuderanno l'anno pauliniano del 2002 a Cividale del Friuli. Insomma, una ricca serie di personaggi dell'Ecclesia, i quali ovviamente personaggi di altissima eccellenza, li lasceranno un qualche cosa, e questo soggetto ha sempre l'abitudine ogni giorno non di fare un diario, ma di scriversi uno o due pensieri che lo hanno in qualche modo, diciamo così, incuriosito e gli hanno lasciato qualcosa, e li mette lì. Poi magari fra 5, 6, 10 anni li tira fuori e riprende e si ricorda e reimbastisce un ragionamento. Certamente una delle serate più belle passate insieme con il cardinale Tonini, quando il cardinale Tonini, un omino veramente minimo ma grandissimo da un punto di vista di afflato non solo di fede ma afflato anche di simpatia, afflato di conoscenze, si ricorda che a suo tempo aveva fatto il seminario a Bedonia in provincia di Parma, e il soggetto di cui stiamo parlando partecipò a un bellissimo convegno sui funghi proprio a Bedonia, nello stesso posto in cui il cardinale Tonini fece il suo apprendistato di giovane chierico prima, e quindi la sua poi
vocazione a diventare sacerdote. Questo cardinale Tonini che precede di gran lunga il tempo successivo quando si reca con un dono datogli da Giovanni Paolo II per portare un concreto aiuto alle popolazioni dell'Amazzonia che, come ben sappiamo, sono oggetto di una veramente di una ferocia inenarrabile e praticamente possono essere classificate come le popolazioni a rischio di genocidio. Cardinale Tonini 30 anni fa già prevedeva una situazione del genere. E così come il cardinale di Costantinopoli, Bartolomeo, avevano cercato quasi assieme di proteggere queste popolazioni a rischio di vita. Un altro dei grandi personaggi della storia e dell'Ecclesia è stato l'attuale arcivescovo responsabile dei rapporti cristiani a Istanbul di matrice armena, Zekian, il quale è stato a Cividale proprio ospite invitato da questo soggetto a tenere delle conferenze, lasciandogli non solo un ricordo, ma una infinita serie di motivi di interesse che pian pianino poi sono srotolati e sono stati in qualche modo cercati di completare. Parlando poi su altri versanti, certamente diventa interessante anche le conoscenze con uomini della politica, partendo dal sindaco di Brescia dell'inizio degli anni 2000, il quale fece una firma epocale con quello di Cividale per avviare tutta la scia di iniziative per promuovere Cividale, città dell'UNESCO. E la cosa che è più interessante è che uno era sindaco di centro-sinistra, uno di centro-destra. Io, ovviamente, il sottoscritto, io parlo ormai in terza persona perché mi pare meglio, conoscevo ambedue per tutta una serie di problemi assieme e anche di iniziative fatte in comune. Li abbiamo messi assieme ad altri personaggi assieme e hanno firmato, nonostante questa differenziazione politica, un protocollo di intenti che poi lentamente ha sviluppato e ha fatto ottenere anche la candidatura e la proclamazione della rete longobarda, rete italiana dell'UNESCO. Ma non posso dimenticare Giovanni Bianchi. Giovanni Bianchi, il filosofo, l'operaio, cioè veramente il filosofo degli operai di Sesto San Giovanni, che diventa poi uno dei massimi interpreti della politica nazionale. Il quale mi aveva dimostrato un grande affetto e anche una grande attenzione a quello che avevo scritto fino a quel momento. Ma non posso dimenticare soprattutto Livio Labor, questo mitico personaggio degli anni 70, degli anni 60 e metà degli anni 70, che per primo si rese conto che la politica dei cattolici non poteva essere solo ancorata unicamente a un partito politico ed ebbe il coraggio, ante litteram, ovviamente anche in parte fallendo, di proclamare una fine di un collateralismo tra la parte cattolica, diciamo così, definibile di sinistra e quella che invece era la parte cattolica moderata tradizionale. Questo Livio Labor, non dimentichiamo, era figlio di un parroco, era figlio di un vicario generale, che era diventato sacerdote dopo essere stato vedovo e inizialmente era un israelita. E anche qui la storia di queste curiosità, di sincretismi religiosi, eccetera, si ripete, si rinfocola e questo è uno dei motivi di cui il sottoscritto risente e risuona continuamente. Ci sono stati poi degli incontri bellissimi con Romano Prodi, Antonio Di Pietro, Leo Luca Orlando, quindi anche aspetti di una politica molto ancora vicina al momento attuale, senza dimenticare Loyse Peterle, il primo ministro e poi ministro degli esteri e poi parlamentare europeo sloveno, che nasce politicamente con la caduta del muro di Berlino, e soprattutto Silvano Sau, che è stato l'ultimo parlamentare al sabor di Belgrado nel momento in cui cadeva la Jugoslavia. Originario di Isola,
anche lui un attento cultore di questa nostra, dico nostra perché in questo la sento anche mia, nostra identità adriatico-orientale, dove la galleria di personaggi presenta un'altra serie di altre persone molto attive, a cominciare da Silvio Catalini, il mitico presidente del Comitato degli Esuli di Udine e vicepresidente nazionale della Federazione degli Esuli. E per continuare poi con Emilio Fatovic, che è uno dei ultimi come dire, pezzi da 90 che abbiamo in circolazione proprio afferente alle problematiche dell'altra parte dell'Adriatico. Poi c'è un'altra sezione, secondo me, succosa quando si parla di giornalisti. E allora viene fuori Tullio Durigon, Piero Villotta, molti altri giornalisti che io ho incrociato nella mia vita, soprattutto due, Rosanna Giuricin, Ezio Giuricin, che sono stati tuttora, sono ancora in attività molto proficua e che rappresentano la parte, oggi come oggi, del giornalismo di salvaguardia di quella che è l'etnicità istriana, istroveneta e dalmatica. Poi ce ne sarebbero anche degli altri, ma per farla un po' ancora più breve, andiamo a vedere i personaggi della letteratura. E qui ho dei ricordi che investono direttamente Elio Bartolini, Luciano Morandini, Boris Pachor, Giacomo Scotti, personaggi che nel panorama italiano sono fortemente conosciuti, con i quali io ho avuto degli incontri e anche delle conversazioni molto interessanti e molto succose. Rimangono poi ovviamente in essere due personaggi sempre afferenti a quell'identità che non tralascio mai, Dario Donati, uomo di Stato ma anche un ottimo scrittore. Era stato a suo tempo commissario di polizia anche a Cividale, ma soprattutto Fulvio Tomizza, con il quale ci ha legato per una decina di anni una conversazione periodica per telefono delle epistole che io tengo in maniera molto, molto orgogliosamente da conto. E questo scrittore mi ha tracciato anche come dire, il cammino futuro di come inserirmi con garbo, con onestà intellettuale e soprattutto con pazienza sul filo di quella lama che contraddistingue chi sta sul filo del rasoio e non è né di qua né di là, ma che cerca disperatamente di dire agli altri: guardate che se non ci mettiamo insieme e non cerchiamo un cammino comune, le cose potrebbero di nuovo precipitare in un abisso che è stato l'abisso del XX secolo. E arriviamo agli longobardisti, arriviamo a Luciano Bosio, a Amelio Tagliaferri, a Mario Brozzi, Carlo Guido Mor e a Hjalmar Torp. Io con loro ho avuto un'amicizia molto proficua che mi ha permesso anche di svolgere tutta quella serie di ricerche che sono durate quasi 20 anni sulla medicina longobarda, attingendo puntualmente a piccole informazioni che mi venivano date da questi grandissimi, stupendi, straordinari personaggi a cui Cividale deve molto, deve soprattutto la ricchezza di quella che è stata la ricerca sui Longobardi. E vado verso la conclusione di questi incontri molto ravvicinati, molto belli, molto anche ricchi di suggestioni, di lasciti, di fantasie, di curiosità e soprattutto anche di aspetti etici. Vado a ricordare Darko, il grande artista di quella che è stata la sua straordinaria ricerca di una sintesi tra i mondi orientale e occidentale, attraverso tutta quella serie di motivi che lui cercava di sviluppare a partire dall'albero della vita,
e con il quale ho avuto parecchi anni di grande amicizia, la voglia anche di parlare di questo Hjalmar Torp, di questo vivente 96enne, professore di aspetti del classicismo greco, greco-romano, alto medievale, che arriva a Cividale nel 1948 in calzoni corti per studiare il tempietto e per dare la prima, come dire, stura ai suoi studi in questo ambito, sulla sua tesi di laurea. Hjalmar Torp parla 10 lingue e pensa in 10 lingue, sia classiche che moderne, e mi ha reso felice perché mi cita in alcune sue pubblicazioni, mi racconta di una oralità comune sulla cura di un mal di orecchie attraverso le formiche, così come nella pedemontana friulana fino agli inizi del XX secolo, e così come in Norvegia fino alla Seconda Guerra Mondiale, il quale scrive che questo soggetto è un pionierista nello studio della medicina dei Longobardi. E devo ovviamente finire con un ricordo di alcuni medici. Uno l'ho già ricordato perché è evocato come ufficiale di marina, e soprattutto alcuni colleghi. Tra i medici non posso dimenticare la grande figura di Maurizio Marini, l'omeopata che mi ha aperto la mente, che mi ha aperto le conoscenze in questo ampio contesto della, diciamo così, terapeutica a cui si può arrivare al di là di quello che si dice e di quello che si sente dire come una medicina maledetta, ma non è così, per poi finire con alcuni farmacisti, ce ne sarebbero tanti a partire anche da mia moglie e da mio figlio, ma voglio chiudere con un ricordo a un maestro del laboratorio e della farmaceutica galenica, a quel Giacomo Minisini, friulano, che per tutta la sua vita portò avanti il contesto di una farmacia, come dire, onesta, una farmacia valida, una farmacia che non guardava solo all'aspetto economico, ma guardava veramente alla ricerca della miglior salute per i pazienti a cui lui si rivolgevano o attraverso la dispensazione di farmaci che lui sapeva preparare in maniera veramente professionalmente validissima. Ecco, io devo a tutti questi personaggi un po' di questa mia vita e con questo io credo che non possa dimenticare che li guardo anche con diciamo così, con l'animo del credente che guarda alla vita come un dono che viene da Dio e che nel suo mondo cerca di essere un piccolo uomo di Dio.